I'll be honest. I'd be lying to you if I told you that G2 had anything left to prove in the LEC. They are the back-to-back-to-back-to-back champions. They've done it all, they've won it all, and they continue to dominate in the regular season. For the Lilting Lullaby, look at that sleep. Mickey dives in! A four-man Magnathorb! And immediately Fnatic's hopes may be dashed against the rocks. I think so far for 2 years, me and G2 have been proving that we are the best team in Europe. The rest of G2 are collapsing, surrounding and crushing Rogue's hopes. Hoda will be the next target to get rooted down from a long range. A dash forward from the Gale Force, another Zenith Blade. Every single tool lands. There's been a lot of new faces, I guess, coming in. I think I just have to prove that it's not easy getting to where I am. Even though I won MSI, I won so many splits, it doesn't really make League less fun for me because I just want to prove myself at the top and finally get the World's Trophy. But despite that, G2 have been playing every game in the regular split like it truly means something. And for Mad Lions, a team that has beaten G2 once before in a best of five, this is a chance to prove themselves and to give their fans a showing of what to expect when the playoffs come. Mad Lions, they turned it around! G2 are losing! G2 are losing! They've done it. The rookie. So Mad Lions is a weird team because they came in out of nowhere and just like beat us in a best of five, and then they had like a really solid summer, but then somewhere along the lines they just fell apart, and now it doesn't really feel like they found their old form again. I mean, my motivation as a player comes from actually not being a mediocre. Like I have always wanted to just be remembered by doing something. My motivation is just to be someone, to be remembered, and not be just another mediocre guy. Oh, Yo-Yo waiting, looking for an opportunity. Here he goes, Blade's Reach comes out. Dan now gonna be in trouble. A little trespass comes through, the 1v1 happens off to the side. Karji now isolated, they're just gonna start mowing down these kills. There's nothing left for Patch. Triple pulls kill. Out with the Rend. Are you kidding me? Kane triple at 16 minutes, 7-1-1 for El Yo-Yo. I mean, it's not a trophy, but I want to be the best top laner in LEC for sure. After that, champion of LEC, or maybe, I don't mind, I want both. But now Kaiser with the re-engage, Dion off to the side. Look at that chase damage. My God, the Hyper proc is a bit too much. Mad Lions taking the fight. Mad Lions is a team that cannot be underestimated. They have proven to us across so many different splits that they are creative, that they are tenacious, and that when it matters most, they are explosive. If G2 are looking now to rest on their laurels, they will find themselves very quickly losing the game to the Mad Lions. Signore e signori, è arrivato il momento del Match of the Week di questa settimana, di questa ultima Super Week prima dei playoff, e saranno Mad Lions e G2 i protagonisti. Ed è una settimana dove, signori, stiamo vedendo veramente di tutto, quindi prepariamoci davvero ad essere mentalmente aperti ad ogni singola possibilità, sia in draft che sulla ronda degli evocatori. Stiamo per vedere il Match of the Week di questa settimana, una settimana che sta vedendo una quantità di possibili upset e ribaltamenti in classifica incredibile. Arriveremo all'ultima giornata di campionato con una lunga serie di team pari merito in classifica, ma con la certezza che non ci sarà neanche uno spareggio. Già questo ci fa capire quanto gli astri si siano allineati per darci questo split. Ma i G2, di fronte a loro, dopo la sconfitta di oggi dei Rogue, hanno un'importante missione. Per loro vincere una partita adesso significa loccare il primo posto. Perché anche se dovessero andare male le cose domani, allora significa che comunque avrai il vantaggio in scontri diretti. Esattamente, saresti su quel 14-4 e dall'altro lato i Rogue sarebbero uguali, 14-4, sempre se vincono domani. E domani Rogue Fnatic sarà una partita importante perché praticamente tutta la classifica si decide con quella partita. E è vero, ci sono tanti effetti collaterali e alcuni team possono raggiungere i playoff solo dipendentemente da quello che succede attorno a loro, ma di questo ci preoccuperemo domani quando sarà il momento di tirare le somme. Adesso concentriamoci sul Match of the Week, perché ad affrontare i G2 ci sono dei Mad Lions che sono dei Mad Lions totalmente diversi da quelli che abbiamo visto negli scorsi split. Eli Oya ha parlato del suo desiderio di essere ricordato per le sue azioni, di non essere uno qualsiasi, di non essere mediocre. E finora Eli Oya, da rookie, ci sta dimostrando di essere tutt'altro che mediocre. Assolutamente d'accordo. E lo stesso si può dire anche per Armut. Sì. Il modo in cui si sta imponendo su quella top lane, magari ancora un po' da raffinare il modo in cui si espone, il modo in cui riesce a imprimere il vantaggio che riesce a tirare fuori dalla top lane. Ma nel momento in cui questo team continuerà a crescere, continuerà ad avere esperienza come squadra, saranno così pericolosi da affrontare.
e le dichiarazioni di Armut, tipo, vabbè, io voglio essere il migliore e poi vincere lì sì. Facciamo che voglio essere il migliore che vince lì sì, effettivamente. Ecco, calma, uno alla volta, no? Beh, Armut, già durante i mondiali, giocando per la Lega Turca, ha dimostrato a tutto il mondo di essere un gran top laner. E anzi, è stato Armut stesso ad eliminare i Mad Lions dai mondiali solo per poi unirsi a loro. Quindi c'è anche questa storia di rivalità, dell'incontro e poi il nuovo rookie. No, ma a questo punto... La sfida di oggi sarà importante non solo per la classifica, ma anche proprio per queste missioni che questi rookie portano all'interno della Landa, per la volontà di affermare e incidere il proprio nome sulla Landa stessa. E di certo per Armut e Delioia dover affrontare Wunder e Jankos non sarà una passeggiata, ma ieri abbiamo visto che i G2, quando svirgolano un pochettino, rischiano di cadere in fretta. E quindi oggi devono trovare il focus se vogliono vincere contro questi Mad Lions, perché sono un avversario molto più tenace degli XL, e contro gli XL hanno perso. E ora è da vedere che cosa proporranno in draft. A breve dovremo entrare. E se i G2 di solito, quando li vediamo tryhardare, giocano le draft più semplici, sobrie, tranquille, metodiche del mondo, mi aspetto proprio questo da questo game. Non vogliono rischiare contro i Mad Lions. Si rendono perfettamente conto. Dici, non vale la pena. Non voglio cadere adesso nel momento in cui posso superare i Rogue e mettermi sicuro su quella prima posizione in tranquillità. Anche perché abbiamo visto le draft di oggi essere molto uguali tra di loro, ma poi molto diverse nel modo di presentarsi sulla Landa, sì. Quindi è un momento del meta veramente assurdo da analizzare. Praticamente abbiamo da due draft uguali 25 output diversi. Ma signori, parlando della draft, un piccolo passaggio dalle Fonzie's Prediction, dove... ci troviamo d'accordo sui G2 ed entriamo nella selezione campioni. Signore e signori, per il match of the week di questa Super Week ci sono Mad Lions Blue Side contro i G2 Red Side. Un match che può accomodare ancora di più i Mad Lions oppure i G2. Tutto dipende da quello che viene selezionato e da come viene proposto. Ci sono 100, 1000, 10.000 modi di proporre una draft con gli stessi pick. Vediamo come la propongono questi due team. E Karim first pick Blue Side, risposta sta con Kaiser Rel. E poi arrivano Xayah e Alistar. Giustamente. I ban sono totalmente superflui in tutto questo. No, oddio, devo dire che il ban di Xayah ha complicato le cose nel game di prima, perché ti ha obbligato poco. Ha complicato le cose a chi l'ha bannata, paradossalmente. Che cosa assurda. Tristana rimossa immediatamente da parte dei Mad Lions, non vogliono correre rischi. Seraphine da parte dei G2. Ok. Ok, molto rispetto nei confronti di Seraphine, anche se nel game precedente non ha avuto questo enorme impatto. Beh, anzi, Seraphine ci ha provato. Se devo dire che qualcosa del game precedente ha funzionato, oltre ad Upset che provava a scalare con Kai'Sa, era proprio quella Seraphine. Quindi sì, meglio rimuoverla. Problematica, flessibile in draft, la puoi utilizzare volendo anche come carry da corsia inferiore, affiancata a supporto da Russ per negare Sennatam Kench, che è una delle strategie preferite dei G2, e di conseguenza non vuoi neanche dover affrontare un tuo counter. Rimossa Rella, che rimossa Blue Side significa che vuoi comunque far spiccare magari quell'Ekarim e non lasciare agli avversari la risposta così immediata. Potresti bannarlo. Rimuovo Thresh per adesso. Thresh è un altro di quei campioni che sarà difficile vedere sulla Landa, perché Thresh, banni un campione e ne hai bannati due. In questo momento bannare Thresh significa verosimilmente anche negare la possibilità agli avversari di giocare correttamente a Felios, e sono due campioni che counterano tante delle metacorsie inferiori che abbiamo visto svilupparsi nelle ultime patch. Mad Lions continuano con le aggressioni mid lane. Twisted Fate che viene rimosso, giustamente. Caps ha comunque presentato più volte un Twisted Fate con una presenza globale immensa. Ed ecco Ekarim! Ok, Lilia open. Lioia potrebbe andare per il first pick in giungla comunque, ma potrebbero cercare qualcosa di diverso, cercare qualcosa di più speziato. Il first pick di Rell è un'altra delle cose che mi aveva lasciato molto perplesso della draft precedente, perché il matchup Rell-Alistar è abbastanza facile da impostare, quindi tu first picki qualcosa di difficile da counterare. Questo mi piace di più. Abbiamo il lock su Lucian, è ancora un flex, ma è un lock che verosimilmente andrà nelle mani di Humanoid. Un paio di pick da parte di Wunder che vengono tutti superati in fretta e velocità. Non penso arriverà Amumu. Amumu top, molto forte in questo meta. In nessun meta. Sì. No. C'è stato un periodo in cui Amumu era in assoluto il pick più conteso, ma quando vedi il primo lock dei G2 essere Syndra, capisci che i G2 vogliono vincere questa partita. Syndra è storicamente stato uno dei loro migliori campioni, ma la cosa divertente è che potrebbe giocarla a Reckless. Syndra è uno dei maghi giocati da Reckless in corsia inferiore, all'epoca in compagnia di Blitzcrank in mano ad Illisang, e Miki non è di certo estraneo al pick di Blitzcrank, di conseguenza vediamo che cosa succederà.
Adesso, secondo pick da parte di G2, che cosa proporresti accanto a questa Syndra? Vai per Kai'Sa, vai per qualcosa rotto di metodico. Tutto. Ok. Almeno hai del DPS della tua. Niente Gina questo giro. Cerchi di evitare una situazione molto complessa. Senna. Beh, potrebbe arrivare in corsia inferiore. Spero Humanoid non voglia lockare di nuovo Ari, perché è un pick che ha deluso tanti nella sua esecuzione, specialmente verso il mid game. Si inizia a mettere le mani sulla giungla e abbiamo Lilia in mano ad Elioia. Penso che Jankos possa volerla affrontare con Olaf. Nonostante sia un campione molto indebolito nel tempo, nelle sue mani ha una funzione molto diversa, ha una resa molto diversa. Più che altro, adesso che lo spezzapassi con una gittata più alta, per lui è tipo, ok, quindi Olaf adesso ha anche della mobilità? Grazie ragazzi! È pazzesco quanto Cosa? Bella sia la linea di basso di questa colonna sonora del Game 5. È davvero incredibile, davvero incredibile. Il Game 5 rende tutti felici. Sì. I G2 adesso hanno l'ultimo lock dalla loro. Potrebbero aspettare a mettere giù la giungla e infatti decidono di mettere le mani avanti su Sion. Ok. Vuoi una frontline, la vuoi prendere subito e a questo punto potresti anche lasciare Gnar disponibile ai tuoi avversari. Rimuovi sì, i fatti tanto Aatrox. Voglio dire, non hai nessun problema a gestirlo. Oh. E difficilmente Armut andrà a impelagarsi su quel campione. Armut però ha una champion pool molto vasta. E questa è un'altra bella cosa dei Mad Lions di questo split. Una delle cose nelle quali sono cresciuti di più è proprio la creatività e la capacità di impostare su diversi stili di gioco. Ritrovi i Mad Lions dello scorso split. Si andava spesso a recriminare l'idea di avere dei champion troppo monodimensionali a livello di stili di gioco. Questi Mad Lions possono giocarti tutto. Elioia, voglio dire, è stato il primo Kane in Europa a presentarsi con la forma assassino e fa ridere perché effettivamente sta giocando contro il vero primo Kane d'Europa in forma assassino, che è Caps, che l'aveva giocato all'esordio del campione in corsia centrale in forma blu, però stiamo parlando di tanti split fa. Elioia è il primo blue Kane in giungla. Bannato Udyr per cercare di evitare che Jankos vada su quel campione. Banna su Gnar comunque nonostante il lock su Sion. Vuoi evitare magari una situazione in cui per quanto tu lo gestisca in lane, magari in fight sia complesso? O è Sion support? Vero. Può tranquillamente essere Sion support, l'abbiamo già visto. Infatti probabilmente G2 potrebbero andare a prendere adesso il jungler, lasciando disponibile la possibilità di flex per Sion e counterpiccare in R5 la top lane. Cosa che i Mad Lions dovrebbero stare attenti a gestire nei prossimi pick. Vediamo qual è R4. Con il ban di Alistar e di Udyr, i Mad Lions però un po' dichiarano di aver paura di questi G2. Beh, sono campioni molto forti nel meta attuale e... Oh, quella è Rek'Sai! Te l'avevo detto, che è un campione che... Avremmo visto tornare all'interno di questa patch. Rek'Sai adesso torna ad essere a tutti gli effetti un bruiser. Lascia stare l'artiglio del predatore e torna sul nuovo spezzapassi. E hanno effettivamente lockato la giungla in R4, quindi potrebbero ancora flexare Sion bot e counterpiccare top in R5. Rek'Sai che torna sulla landa in mano a Jankos. Scusatemi se mi si è spezzata la voce, ma io adoro Rek'Sai in competitivo per il modo così intelligente che i team riescono a proporla. Te l'ho detto ieri, Rek'Sai sarebbe tornata con questa patch e ci speravo. Vedere i G2 proporla è ancora più interessante. Comunque bisogna lavorare bene attorno alle informazioni che Rek'Sai può darti. Alla fine è un campione con il quale è facile iniziare ad intervenire una volta che hai preso i primi oggetti. Ma è un campione che se rimane indietro, allora rimane indietro. Non è il campione con il quale fermarsi a farmare e recuperare un'intera partita. Un over su Veigar, dubito seriamente, verrà alloccato. Ma vediamo che cosa vogliono proporci sulla corsia inferiore o superiore ai G2. Sayrakan per la bot lane è una bella combo, mi piace. Gragas contro Sion è una scelta curiosa però. Quel Veigar sta durando un po' troppo. Tranquillo, tranquillo. Oggi si mema, è un'intera settimana che stanno memando con gli over. Quindi il pick dei G2 sarà alla fine Veigar. È Veigar support. Quello è Veigar support. Quello è Veigar support contro Rakan che non può disingaggiare così. Ok. Perché non puoi scattare attraverso la E. Mi aspettavo effettivamente Rek'Sai. Non ero pronto a Veigar support. Non ho dati su quel campione in questo momento in competitivo. E non è quello che mi sarei aspettato. Aspetta, 0,25 per sulla frase. Quando i G2 tryhardano vanno super metodici. Beh, sì, appunto, Rek'Sai e Veigar, due campioni che stiamo vedendo spesso. Beh, abbiamo due supporti nuovi per la corsia inferiore. Quindi abbiamo un first time sulla bottom lane del matchup Rakan contro Veigar.
Sono tanto curioso di vedere come lo andranno a giocare. Rimane un pick fragile, rimane un pick che rischia di subire tanto. I G2 stanno giocando delle grosse scommesse questa settimana e sembra che stiano abusando dell'essere già qualificati in top 2 per limit testing. Assolutamente, ma non solo. Considera quella combo, ragionala bene a tutto tondo. Hai Syndra che ha un buon burst iniziale. Rek'Sai fa danno percentuale sulla vita. Rek'Sai uccide facilmente persone a bassa vita. Sì. Lo stesso per Kai'Sa. Lo stesso per Veigar. Sì, no, infatti è una composizione che vuole far danno, ma anche la frontline per poter proteggere i propri alleati. Di conseguenza è una composizione che a tutto tondo è ben congeniata, quella dei G2. Ma è una composizione che se non si sincronizza correttamente, se non lavora sulla stessa lunghezza d'onda, come ieri, rischia di fallire brutalmente. Quindi vediamo come va questo Veigar support. Sì, perché signore e signori è il momento di entrare sulla LAN degli evocatori per il match of the week di questa super week tra Mad Lions Blue Side e G2 Esports Red Side. Eccoci qui signore e signori per il match of the week. Mano agli hashtag con Mad Win per i Mad Lions dal lato blu contro G2 Win per i G2 dal lato rosso. Rek'Sai, tra l'altro. Che bella questa skin. Va a swappare istantaneamente il trinket, quindi abbiamo una Rek'Sai che vuole lavorare bene attorno alle informazioni a sua disposizione. E abbiamo la stessa intenzione da parte di Rakan. Durante il richiamo base andrà a piazzare il suo di trinket e poi swappare sulla lente dell'oracolo. Baron von Veigar. È un uomo di gusto, Mikix. Ok, ok. Bravo. Veigar support. È scatto fasico e sfinimento per lui, un setup davvero particolare. Mi piace l'idea dell'exhaust, perché contro Kaiser e Karzi che possono ingaggiarti a livello 1, sì, a questo modo puoi mitigare immediatamente l'all-in. E dall'altro lato effettivamente il danno arriva sì dalle tre fonti che vediamo in giungla, corsia in centrale ed inferiore, però se qualcuno vuole provare ad esporsi e tu vai subito aggressivo con lo sfinimento, negando il danno nemico e rispondendo con i tuoi di danni, ne abbiamo parlato, i G2 hanno tanto danno, si scambieranno che... il primo campo, alla fine Elioia... Cazzo che si trascina via e smita il campo Jankos. Fantastico. Eccolo qua, quel level 1 di cui parlavamo tanto. Mikix è estremamente aggressivo. Guarda come sta picchiando Karzi e la insegue. Di basic, tra l'altro, perché la culla è tirata sul minion. Ed è una delle cose comode dell'avere la capacità di condividere i minion con l'alleato quando sei Veigar. Stai continuando a colpire gli avversari, stai continuando a ottenere potere magico totalmente gratuito, ma lo sfinimento è andato giù. Topside, Wunder purtroppo viene cancellato a ripetizione nel suo decimare. Normale, livello 1 contro Gragas in cui prende la spanciata. Il problema è che si picchiano. Il problema più grosso per Jankos è che non ha ottenuto il livello 2 uccidendo quel campo. E il problema più grosso invece per Syndra è che dovendo aiutare il compagno di squadra con la forza di volontà, non ha la sfera oscura per pushare l'ondata e si trova immediatamente a perdere priorità di corsia contro Lucian. Farma sotto torre, ottiene comunque il livello 2, è vero, ma così si espone a dei trade. Jankos deve ricompensare, neanche farsi perdonare, perché l'azione era giusta da parte di G2, ma adesso deve ricompensare Caps per il sacrificio. E Elioia in tutto ciò adesso che si completa il giro di giungla topside dovrebbe arrivare adesso a livello 3 per poi portarsi sul lato inferiore di mappa. Rek'Sai invece deve ancora ripulire quel lato superiore. Comunque Wunder continua a danneggiare Armut, adesso abbiamo il livello 3 per lui, quindi abbiamo un Sion che può iniziare a lavorare sia con gli scudi che con i danni ad area. Jankos in profondità va ad aggredire la robobestia, ma Elioia è lì e non so quanto tu voglia scambiare senza punizione per la contestazione dell'obiettivo, niente da fare. Ok, un po' indeciso. Elioia qua potrebbe trovare il suo red buff resettato. Sta arrivando anche Syndra. Eh sì, resettato il red buff e Botside non possono venire in soccorso. Elioia alla fine alla lente dell'oracolo, ma la visione permane. No, ok, lo rimuove in tempo. È molto pericolosa per i G2 come situazione, perché rischiare di dare un'uccisione a Humanoid o a Elioia in questo momento va a rovinare totalmente la mid lane o la fase di giungla. Quindi ti accontenti di questo, ti accontenti dell'aver minacciato gli avversari e aver fatto perdere tempo a Lilia. Jankos alla fine raccoglierà il largo granchio e ci sarà lo scambio di queste risorse. Ma Lilia ha il tempo di counter junglare. Infatti deve decidere se andare per il largo granchio oppure se andare per i lamabecchi. Caps qua, cerca una combo su Humanoid, molto aggressivo. Lilia è liberissima di invadere. Non subirà nulla. Jankos infatti prova a portarsi sulla corsia centrale, vogliono aggredire Humanoid. Non è facile, ha ancora lo scatto disponibile. Un po' di Arras, almeno tenta l'Arras. E Jankos ora si sposterà nella sua giungla. Con Elioia che comunque ha preso il vantaggio a livello di farm.
Sì, ha farmato il campo di Lamabecchi, lasciandone una piccola porzione per non permettere il reset. Caps continua a danneggiare Humanoid e questo per essere un matchup Syndra contro Lucian è anche abbastanza pesante da sopportare. È vero, entrambi hanno i biscotti dalla loro, ma è una risorsa monouso che non vuoi trovarti a sprecare adesso. Piuttosto Lucian va a resettare la corsia e il teletrasporto per farlo. Potrebbero intercettarlo in uscita dal teletrasporto con Rek'Sai. E probabilmente il congelamento dell'ondata da parte di Caps mirava proprio a quello. Rek'Sai ancora non ha fatto il red buff. Questa cosa è così strana a vedersi. Che giro strano di giungla da parte di Jankos. Corsia superiore invece abbiamo una buona linea di congelamento da parte di Armut, che devo dire che sta scambiando molto bene con Wunder. Sarà un Gragas tank contro un Sion tank, quindi due campioni che a un certo punto inizieranno la lotta di cuscini della corsia superiore. E Caps non ha mana, quindi adesso sarà costretto prima o poi a indietreggiare. Ha comunque il teletrasporto alla sua, Humanoid ha già investito il suo di teletrasporto. Mikix che prova a interrompere il richiamo base. Oh, flash ingaggio immediato a parte di Kaiser. Mikix mi sa che ci muore qua. È primo sangue. Gli ultimi minion dovrebbero bastare. Oh, primo sangue trovato da parte di Kaiser. E qui ha tirato troppo la corda, Miki. Ha provato a salvarsi. Si è mangiato tutti gli incantesimi dell'evocatore della corsia inferiore avversaria. Lascia Reckless a farmare da solo. Però hai tutto così, senza che ci sia un vero bisogno, il primo sangue. E con Jankos che si stava avvicinando alla corsia inferiore avresti potuto cercare molto di più. Questa scelta davvero azzardata ha regalato un sacco di risorse. Certo, le ha regalate a Rakan. Sono comunque risorse. Nel frattempo viene spottato Jankos. Non sembrerebbe. Arriva il tunnel. Humanoid. Qua i danni però non bastano. Il knock-up purtroppo non arriva in tempo. Ma dai, che brutta carambola da parte di Caps. Riesce a trovare il potere senza limiti, ma molto sfortunato nell'ordine di disposizione delle Humanoid sfere scure. Allo sterminio potrebbe tranquillamente seguire. Appena vede Mikix decide di lasciar perdere. Miki però potrebbe essere aggredito dalle Yoya sul fianco. Deve Humanoid lo scatto sul muro. Che male la nasata. Molto infelice qua. Mikix adesso si troverà tu per tu con Rakan ed è morto probabilmente. In 3, 2, 1, bel flash da parte di Yoya. Non possono continuare l'inseguimento. Viene comunque rallentato. Basterebbe lo sterminio. Infatti due si morti. Rende conto che è morto e la prima cosa che decide di fare è danneggiare gli avversari per accumulare quanto più potere magico possibile prima di cedere la sua vita. Ne abbiamo parlato prima, Veigar. È molto divertente vedere qualche pick nuovo, ma è un pick fragile, immobile e gli strumenti di autopeeling sono estremamente situazionali, quindi che brutto inizio di partita. I Mad Lions invece iniziano molto bene. I Mad Lions, la gold lead sul tabellone, si sta traducendo in fretta sugli obiettivi. E Lioia ha le idee molto chiare sul suo pathing di giungla. Sta outfarmando severamente Jankos. Sta riuscendo a chiudere sia sui gank che sugli obiettivi maggiori come questo drago dell'oceano che si sono portati a casa. E non è da meno Kaiser. Argo granchio ho preso. La situazione è molto comoda per i Mad Lions. 1200 gol di vantaggio non arrivano dal nulla. E a tutto tondo sulla mappa comincia a essere anche inserito bene questo vantaggio. Sotto visione Jankos. Già, e non lo sa. Elioi è lì di fianco e ha un livello di vantaggio e non ha la punizione disponibile. Almeno gli si può concedere questo. Jankos è verosimilmente morto. Sì, con il seme rotolante dovrebbe colpire l'addormentamento. Jankos che rischia grosso. Cercherà di rispondere aggressivamente su Armut. Addirittura Lolini. I danni basteranno? Sembrerebbe di sì. Armut è ancora in vita per un soffio, ma è ancora in vita. E Wunder adesso è chiuso nella propria giungla avversaria. Oh, che disastro. I Mad Lions stanno leggendo i G2 come un libro aperto. Continuano ad andare avanti e a prendere uccisioni sulla landa. Armut, incredibile nell'esecuzione, riesce a salvarsi grazie alla riduzione del danno in ingresso, alle guarigioni della passiva. E quegli stivali della Cume di Ionia stanno lavorando benissimo, perché hanno permesso ad Armut, con la velocità d'abilità, di ingaggiare in apertura su Rek'Sai e spostarsi poi su Sion e sopravvivere in tutto questo. Jankos si limiterà a tassare un pochettino la corsia superiore, ma in realtà potrebbe anche morirci, se solo Armut avesse il barile esplosivo. Già, una full combo potrebbe risultare letale. Reckless in tutto ciò comincerà a prendere un paio di placcature, però non ti rende troppo triste, ma guarda il divario in oro che si è venuto a creare. I Mad Lions stanno facendo esattamente quello che hanno fatto gli XL ieri. I G2 stanno giocando uno stile di gioco che, per quanto dalla draft possa sembrare fuori dagli schemi, è il loro stile di gioco. Le rotazioni di Jankos, il patting di Jankos rimane quello, il come Caps vuole applicare pressione di corsia rimane uguale, e quindi i Mad Lions si inseriscono in spiragli e finestre lasciate aperte. Reckless, guarda con che danni. Comincia a fare male già ora Karzi. Questo era un exhaust che è stato costretto a parte di Mikix.
Niente da fare per ora per i G2. Alla fine è un team che scala bene. Hanno Veigar e Kai'Sa, hanno un hyperscaling sul danno fisico, sul danno magico, ma... niente, non riescono neanche a debusciare le ondate. Non possono fare altro che subire. Il duo Xayah Rakan è ottimo per gestire questo tipo di situazioni, perché giustamente Veigar contro Rakan, tu dici, non può scappare dalla gabbia. Il problema è che Rakan è così immediato negli spostamenti e negli ingaggi che Veigar può fare davvero poco. Una volta che mette giù il suo orizzonte degli eventi, il suo punto di non ritorno, Rakan ci balla intorno. Jankos molto aggressivo, topside, va un attimo ad aggredire Armut. Come di controllo che ha regalato ancora tante informazioni. È la seconda volta che ci passa sopra. E io voglio continuare a concentrarmi su Elioia. Un attimo, faccio una deviazione per sottolineare... Molto aggressivo qua da parte di Caps. Faccio una deviazione per sottolineare che nonostante tutto, nonostante il cambiamento alla patch e agli oggetti, Jankos stia andando di letalità su Rek'Sai. Quindi sarà la Rek'Sai vecchio stile da artiglio del predatore. Così sembrerebbe, quella più aggressiva che può snowballare. Ok che ci sono tanti campioni fragili, perché comunque quattro campioni li abbatti velocemente. E voglio tornare a concentrarmi invece su Elioia, perché Elioia sta giocando una partita meravigliosa. È vero, la presenza di Rek'Sai ha abilitato il jungling verticale di Lilia, quindi è normale tra tantissime virgolette che ci sia vantaggio in farm, ma Elioia sta surclassando Jankos da ogni punto di vista. È riuscito a premere meglio sulle ondate sulle corsie, è riuscito a giocare meglio in funzione delle ondate ed è riuscito a giocare meglio anche sugli obiettivi. Jankos sta vagando un pochettino alla cieca su questa mappa. Da un lato è la passiva di Rek'Sai vagare alla cieca, dall'altro lato non è comunque un buon segno se è il tuo jungler a vagare alla cieca. 2000 gol di vantaggio per i Mad Lions e considerate le risorse come sono state distribuite fino ad ora, tutto volge nella direzione giusta. Per i G2 c'è la possibilità, l'opportunità di scalare, perché comunque Reckless non è messo male, sta continuando a farmare bene, tuttavia c'è quel divario che si sta creando a livello di oggetti mitici su quella bot lane. Che comunque andrà ad outscalare quell'avversaria. Non solo Karzi è in vantaggio nei confronti di Reckless, ma Xayah contro Kai'Sa. E penso che i G2 intendessero colmare il divario in danno nelle fasi più avanzate di partita tra questi due tiratori durante teamfight con la presenza di Veigar. Ma quel Veigar per adesso non sembra funzionare. Abbiamo le informazioni almeno su quanto potere magico abbia accumulato. 28 AP dalla passiva. Per l'undicesimo minuto non è neanche male in realtà. D'altronde, quando sei in duo lane è facile concentrarsi sull'arrassare gli avversari, colpirli per ottenere potere magico, invece che cercare di farmare nel frattempo. Ed ecco lo smite, Jankos che cerca l'all-in, violentissimo, arriverà l'addormentamento, prova a prendere tempo più quanto possibile, tanti danni ma non sufficienti. Arriva contro il gaggio a partire a Khan, teletrasporto in entrata, Humanoid intercetterà e troverà l'uccisione, facile facile, una vendetta immediata di Reckless con l'entrata di Suprema. Istinto omicida trovato, shutdown trovato, oro che cola nelle tasche di Reckless e Reckless è ben felice di questo. Alla fine è su di lui che vuoi accumulare, considerando che il resto della mappa sta andando un po' a fuoco. Non la top lane, è vero, è morto una volta Wunder, ma comunque mantiene un vantaggio in farm gigantesco nei confronti di Armut. Armut ha farmato maluccio, purtroppo trovarsi a tardare e muoversi così spesso non l'ha favorito nel cercare risorse in corsia, ma il punto è che i G2 hanno in questo momento Reckless come paniere più capiente per mettere le loro uova e d'altronde è facile quando Kai'Sa può andare a scalare sulla letalità in questo momento del gioco. Bella schivata da parte di Karzi. Mikix purtroppo non riesce ancora a avvicinarsi abbastanza per la sua E. Vediamo l'azione dall'inizio. Elioia prende dalla sua l'occhio e qui dici voglio ingaggiare su di lui, ma Elioia intanto aveva la passiva staccata dall'occhio, quindi si muoveva molto velocemente e poi ha la suprema disponibile, trova l'addormentamento, trova il danno percentuale, occhio che viene immediatamente rotto sulla corsia inferiore con Lucian che si è spostato, vediamo dal minischermo. Dopo la morte in giungla decidono di utilizzare il vantaggio di Lucian già dotato di predatore d'essenza per premere grazie all'occhio del messaggero, dando così a Humanoid il primo mattone al 13° minuto e 20 secondi. Sarà stata una piccola bella azione da parte dei G2, ma i Mad Lions sono ancora troppo in vantaggio. Eh sì, 2500 unità, due draghi della loro, e questo era uno dei fattori sulla quale i G2 di solito lavoravano meglio. I draghi, gli obiettivi. A questo giro sono tutti in favore dei Mad Lions, tutti! Il messaggero decide di chiudere l'occhio e caricare a testa bassa, trovando i danni anche sulla struttura interna. Reckless per ora non può fare altro che... fermarsi lì in side lane, accumulare un pochettino su una Kai'Sa che non è così indietro rispetto a Xayah, ma se consideriamo che Kai'Sa ha un'uccisione, Xayah ha due assist e il farm è praticamente identico, il fatto che tu sia indietro di 300 gold è comunque pesante. Molto aggressivo qua Wunder ancora una volta che cerca di decimare, costringe Armut a investire il mana, nonostante la lacrima della dea è comunque in difficoltà per ora Armut.
Sì, nella 11.5 ricordiamo che Gragas comunque ha subito da quel punto di vista. È stato appianato il costo in mana della Q, quindi comunque un campione che non è felicissimo dello stato in cui si trova adesso. Kaiser che utilizza il trinket rosso per cercare di negare visione, capire dove si possa trovare un minimo di possibilità per ingaggiare. Magari Wunder aveva qualche informazione che lui non comprendeva. Beh, per adesso semplicemente utilizzano la duo lane nei confronti del tank per permettere a Karzy di continuare ad accumulare su una Kai'Sa che era già in vantaggio. Tra parentesi, per chi si stesse chiedendo, prima parlavamo del vantaggio di Xayah, da dove arrivasse, tante placcature per i Mad Lions. Il primo mattone è stato conquistato bot side perché Xayah aveva già preso tre di quelle placcature. E Kaiser va a rimuovere visione, c'è una marea di lumi di controllo su quel cespuglio, ma meglio di più che di meno. E i G2 li vedi chiusi a riccione nella loro metà campo. I Mad Lions hanno draftato molto bene per affrontare i loro avversari e sembra che il macro dei Mad Lions stia riuscendo ad orbitare bene attorno a quelle che sono le loro intenzioni lungo la partita. Mi spiego meglio in questo. Continuano a swappare la corsia forte per muoversi intorno agli obiettivi. E qui dici, tutto standard. Però lo stanno facendo continuando ad inseguire in giungla avversaria Rek'Sai, continuando a cercare di spottare e limitare i movimenti di Mikix. I Mad Lions con questa draft stanno negando la transizione dall'early al mid game dei G2. E questo per i G2 significa doversi muovere tanto e muovere spesso pur di trovare risorse. Oh, qua mi sa che ci morirà Wunder, prova a prendere tempo per quanto possibile, ma alla fine viene abbattuto facilmente. Kaiser si è attaccato tutti i colpi di torre necessari. Te l'ho detto, hanno sempre una chiara idea di che cosa devono fare. Kaiser è stato molto bravo nell'inserimento, ma anche Lioia con i suoi danni magici riesce in fretta a fare breccia in un Sion che, sì, ha resistenze ibride in quel guanto di gelo ardente, ma sono veramente miserrime. Il fatto che Kaiser non abbia nemmeno utilizzato la Suprema è la cosa che più mi inquieta. Sì, Karzy e Kaiser non ne hanno neanche avuto bisogno e comunque l'hanno trattenuta in caso Wunder cercasse delle fughe sconsiderate. Quindi stanno giocando proprio al limite, fanno esattamente quello che va fatto per vincere gli scenari. E da parte dei Mad Lions questo è anche sintomo di una maturità di gioco e una maturità di squadra molto alta. Perché stanno giocando come squadra intorno a questo. Comunicano bene intorno a quello che è necessario fare per uccidere gli avversari e le altre risorse non le sprecano per evitare che i G2 vadano verso il loro fatidico momento. Aggredire i G2 e trattenere le risorse principali significa impedire ai G2 di rientrare in partita. E parlando di possibilità per rientrare in partita, quei draghi infernali possono tornare molto comodo, fra un minuto e 30 c'è quello, però per i prossimi minuti, per i prossimi istanti, non c'è molto. Il messaggero apparirà entro un minuto, tuttavia, poco da dire. Potrebbero cercare un'aggressione? Non ci sono i danni per ora. È vero, capisco Luden, però... Ci provi? Oh, vuoi provare a uccidere Lioia? Costringi Kaiser a utilizzare la Suprema, arriva il teletrasporto, arriva l'addormentamento su Caps, mi sa proprio di sì, e Lioia rischia grosso, arriva subito la Zonia per proteggersi, arriva per l'esplosivo, separa il resto del team Reckless che flash attraverso il muro pur di salvarsi. Quante risorse usate ai G2? E vedi quanto metodici sono questi Mad Lions, vedi perché ti sto dicendo che è meraviglioso vedere il loro macro e il quanto risparmiano le loro risorse. In tutto questo abbiamo Kaiser che è vero ha proccato la toccata e fuga e Armut ha utilizzato un barile un pochettino discutibile, forse l'unica parte discutibile. Ma adesso abbiamo la Suprema di Humanoid, la Suprema di Karzy e si combatte di nuovo. Dive, Mikix rischia grosso, Wunder ci prova a salvare l'alleato e alla fine con il flash ce la fanno. Arriva a decimare, Karzy non viene immobilizzato, Armut rischia grosso, Rek'Sai chiude sulla kill. No, è Reckless a prendere l'uccisione, uno scambio pari tra top laner. Pensavo trovassero di più, ma effettivamente i G2 in questo si sono mossi bene. Avevano Caps in corsia superiore, per loro il riuscire a scambiare uno per uno va bene, ma Humanoid in corsia inferiore, ricordiamo, il messaggero aveva tirato la testata sulla struttura interna. Quindi sarà uno scambio, ma sulle strutture. E i Mad Lions trovano la struttura interna, non quella esterna come i G2. Qui Miki ha subito tantissimo danno, quello sterminio. Quella spanciata e quel barile sono arrivati con neanche ritardo, è semplicemente Wunder che è riuscito a intercettare la spanciata. E Karzy, che danni che sta già facendo in questa partita. Già ora comincia a farne, figuriamoci quando andrà avanti il game. Mad Lions che adesso si posizionano qua per i soul point sull'anima infernale. Quello sarebbe molto spicy da ottenere. Teletrasporto da parte di Syndra, vuole unirsi immediatamente al fight.
Drago Infernale devono contestarlo i G2, perché sennò diventa un grosso problema. Poi arriva l'ingaggio, a parte Sion, li va a zonare tutti quanti. Lo smite va, okay. Segna. Incantalame è fantastico. Yanko si è immobilizzato. Wunder che prova a prendere tempo, ma non è ancora abbastanza tankoso. Arriva toccata e fuga. Kaizen che trova il knock-up. E la prima uccisione va, la seconda pure su Lucian. Almeno la risposta a parte di Mikix, abbattendo il povero Rakan. Sono giganteschi. Adesso Lucian, una doppia uccisione per lui. Lucian, dopo le fasi iniziali della partita, era rimasto un pochettino a bocca asciutta. Non importa, vanno giù con la toccata e fuga e vanno a dare altre uccisioni a Humanoid, che non contento di avere due oggetti da critico già completi, adesso va a premere sulla corsia centrale. E il team all'unisono si muove verso la zona del barone Nashor per prendere controllo prima ancora che il barone arrivi sulla landa. Mad Lions, che performance fuori di testa oggi! Davvero incredibili, con Karzi che continua a riposizionarsi costantemente, non perde tempo e non perde occasione. Kaiser purtroppo separato dal resto del team. Kaiser, ok, è morto a mezz'aria per la Suprema di Miki, ma a conti fatti hai dato un'uccisione al supporto nemico. Ok, e Veigar è un supporto che può scalare, è un supporto che può fare danno, rimane il supporto, vive di uno stipendio da supporto e in quanto tale lo rende un Veigar molto meno minaccioso di quelli che avremmo pensato di avere in altri scenari. Yanko squa che vede subito Lilia e la va a arrassare bloccando il richiamo base. Un po' di tempo perso. E anche quello fa piacere ai G2, perché comunque per i G2 far perdere tempo ai Mad Lions significa avere qualche secondo in più per provare a rientrare in partita. I G2 stanno mettendo tanto su Reckless, stanno scommettendo tanto su quella Kai'Sa. Ed è una Kai'Sa che potrebbe vincere la partita da un lato. Dall'altro lato non sono molto fiducioso a favore di Kai'Sa nel matchup contro Xayah. Quindi penso che i Mad Lions difficilmente molleranno la presa su questo vantaggio. Il loro macro si estingue un pochettino a livello di visione. Forse quello è l'unico pelo nell'uovo che dobbiamo andare a sottolineare, perché comunque i Mad Lions hanno le tre strutture dalla loro, ma non hanno quelle esterne in corsia centrale. Finché non prendi quella, mettere visione profonda è un po' più complicato. Bello stordimento qua, una bella quantità di danni su Karzi, mezza vita che scompare, lo stordimento, all'all-in su Kaiser, nulla da fare, decidono di lasciar perdere. Caps non ha utilizzato la Suprema. No, non è riuscito a trovare la distanza corretta. E oh, adesso un altro stordimento, ci provano ancora una volta, e questo giro invece c'è il danno necessario. Aia. Mamma che schiaffi! Yankos vorrebbe tentare l'all-in. Niente da fare per ora. Caps sta giocando una signora Syndra e d'altronde va considerato anche questo. Stavamo parlando forse un po' troppo male dell'early game dei G2, dimenticandoci che Syndra fosse lì ed è uno dei campioni attorno ai quali i G2 giocano meglio a livello di macro. Yankos che continua a muoversi nella giungla avversaria, l'uccisione su Elioia l'hanno trovata. Non ci sono però obiettivi sui quali insistere e Humanoid in side lane sta continuando ad accumulare su Lucian. Yankos qua che viene bloccato nel suo richiamo base da parte di Kaiser. Qualcuno finalmente bloccherà Lucian nel suo push estremo, ma in corsia centrale ora devi prendere le risorse. E con questa ondata di minion potresti prenderti anche la struttura, mi sa. Reckless è lì, Yankos okay, è lì, no, per ora no. Sono arrivati proprio in uno schiocco di dita. Ho detto, potresti prendere la mid. No! Tre persone che appaiono a schermo di colpo. Anche perché i G2 sono felici di questo tipo di situazioni. Utilizzare Yankos e Miki quasi come se fossero due incantesimi dell'evocatore ausiliari per Reckless è la loro strategia di gioco. Kai'Sa se viene protetta a dovere, adesso 3-0-1 con collezionista. Altra cosa che voglio sottolineare. Parlavamo prima di come i Fnatic si stessero evolvendo lentamente. In questo anche i G2 sono da discutere, perché Reckless sono due partite che in una patch in cui i saluti di Lord Dominic sono uno degli oggetti più rotti del gioco, continua a fare collezionista. E questo ne rallenta così tanto l'impatto in partita. Almeno in questo caso ci sono quattro campioni fragili e quindi è comprensibile. Nei match in cui ci sono più di una frontline hai bisogno di andare direttamente per saluti Lord Dominic. Ti dirò, sono molto più deciso. In questo momento non esiste un singolo buon motivo per andare per il collezionista in situazioni neutrali. Perché una volta che chiudi i saluti di Lord Dominic, fai più danno ai bersagli fragili di quanto ne faresti con la letalità. Tanta è la penetrazione armatura percentuale. Alla fine, se hai un solo oggetto da letalità, scambiarlo con il Lord Dominic è meglio, sia su Jin, sia adesso su Kai'Sa. L'abbiamo visto in ogni altra partita. Kai'Sa ormai, è anche per contestare Xayah, va per i saluti di Lord Dominic il più in fretta possibile. Ci tiene davvero quella passiva del collezionista, bro. Quei 20 gold extra. 25. Sì. Ma detto una cosa, almeno Reckless warda molto bene come supporto, come ad carry supporto, perché quelli sono 53 division score su una Xayah, su una Kai'Sa, perdonami. Ogni volta che i due campioni sono nella stessa partita è tremendo da commentare. Teletrasporto di Sion sulla corsia inferiore. Oh,
O è nella giungla avversaria e non c'è visione. O questo è disastroso. Buono lo stordimento su Carsi. Non lo vedono, non sanno dov'è. Ma è isolato e non c'è follow up, quindi potranno anche non vederlo, ma non può esporsi in questo momento. Non deve farlo in questo momento, è proprio quello il punto. Deve aspettare il momento giusto. I Mad Lions, questo è un grave errore da questo parte loro. Questo potrebbe essere il momento giusto. Infatti adesso sono tutti sul trago infernale, 5.000 HP. Devono cominciare a muoversi G2 se vogliono contestare l'anima. Si lancia dentro e non ce la fanno in tempo. Sono in grave ritardo i G2. Come ti ho detto, il follow up nei confronti di Wunder, nonostante l'idea fosse interessante, era nullo. La posizione dei G2 non permetteva nessun tipo di inserimento. E quello è stato, a conti fatti, un teletrasporto sprecato e un drago sprecato. Sì. Mad Lions invece dall'altro lato, ottima la rotazione dopo aver obbligato gli avversari a indietreggiare. E vanno a prendere il soul point, che li mette in una condizione molto comoda. Oh. Attenzione qui, bel barile. Quanti danni su Elioia però. G2 hanno sprecato un'occasione d'oro con Mad Lions, invece che in comodità ce la fanno tranquilli. Addormentamento doppio in arrivo, Rakan sul fianco, viene intercettato. Bravo! Ecco il knock-up in volo e Caps potrebbe salvarsi per un soffio. Mikix che va subito per l'exhaust, Wunder inseguito, il DPS di Carsi è colossale. Non possono permettersi di continuare così e infatti Wunder viene abbattuto. Armut ancora una volta che ci prova sul fianco. Alla fine si lancia in avanti Rek'Sai, i danni in entrata non sono abbastanza alti. Jankos, che stai facendo? È pura follia! I Mad Lions stanno gestendo il fight alla perfezione! E attenzione degli Oio sul fianco, e Reckless a dover tankare il semerotolante perché probabilmente sarebbe stato esiziale per Caps. Jankos con la letalità non puoi di certo andare ad ingaggiare su un Gragas tank, perché riesce a mitigare troppo in fretta il danno e anzi a curarlo all'istante. I Mad Lions ancora una volta riescono a trovare il fight vincente, riescono ad isolare gli avversari e riescono a distruggerli uno dopo l'altro. MVP dell'azione Kaiser, che va ad attivare prima di lanciarsi su Rek'Sai la toccata e fuga, in modo che Rek'Sai venisse ammaliata e non potesse attaccare effettivamente Kaiser per il knock-up dalla forma in emersione. Quindi i Mad Lions con Kaiser hanno giocato un'azione meravigliosa. 5-1-1 Lucian adesso con l'Infinity Edge, e si sta avvicinando anche lentamente Xayah. Karzai e Humanoid saranno così pericolosi a gestire in ogni fase successiva. Per i Mad Lions è così comodo il game ora. Uno guarda e sempre con lo stesso vantaggio di 1800 gold. Il punto è che sono uno spike così grosso. Senza che dall'altro lato, così come nel game di ieri che abbiamo visto risultare in una sconfitta per i G2, ci sia effettivamente una valvola di sfogo. Non hai quel pick che dici, ok, puoi permetterti di stare fermo e scalare così tanto da rientrare in partita. Ok, Reckless. Wunder è morto. Oh mamma, quanti danni che sta subendo. Saluti i Lord Dominic che fanno veramente tanto male. No, non ci arriva sono. Arriva una zona ed è andato. Non ci sono i saluti di Lord Dominic. Quello era il danno di Xayah e basta. Ha un predatore d'essenza e una tempesta impetuosa. Addormentamento sul cadavere di Sion. Zombie. Ok, forse era un po' troppo quello Elioia. Miki cerca di intercettare gli avversari, ma niente da fare per lui. Quello è senza saluti di Lord Dominic. Ebbene sì. Oh, che disastro. Humanoid estremamente aggressivo che scatta in avanti e minaccia immediatamente i G2. Arriva lo sterminio su Caps. Mezza vita che scompare di colpo. Non il massimo. E adesso si è costretto a correre in base. Che schivata sul semerotolante. Premono in corsia centrale perché non c'è nient'altro da fare. Potrebbero anche tradurre sulle side lane. Alla fine Syndra riesce a pulire bene la corsia singola, specialmente se non c'è la mano del barone ad aiutarli. Ma la rotazione sulla corsia superiore con il setup sull'ondata, la rotazione verso il quadrante inferiore per assicurarsi di atterrare comodi sull'arrivo del drago dell'anima. I Mad Lions hanno troppe possibilità di fronte a loro. 1 minuto e 40 quel drago infernale con l'arco granchio che ha conquistato. Non è proprio la situazione che vorrebbero questi G2. Ci prova di nuovo, round 2 per provare a chiudere Lilia. E stavolta potresti farcela, la passiva... Ah, questo giro è Caps, diciamo che è una persona un attimo più capace a livello di danno. Infatti, eccolo qua, la chiusura, facile facile su Elioia. Regala un minimo di pressione, qualche minuto di tempo. A me però... dispiace per Jankos, è la seconda volta che durante l'animazione della Suprema la velocità del vuoto viene interrotta dall'uccisione. E niente, Jankos non riesce a raccogliere su questa Rek'Sai della letalità. Una Rek'Sai che si sta spostando, sembrerebbe dall'inventario verso la fine della notte. D'altronde è comodo avere la possibilità di ingaggiare. Ci provano davvero? È un'idea intelligente. Kai'Sa uccide in fretta il barone indipendentemente dal momento della partita. Ma sono stati spottati. Jankos è lì a dare copertura. Il jungler non sarà disponibile ancora per 10 secondi. Quindi i med devono correre e devono combattere. Ma non è facile perché i cancelli di Veigar e Syndra... Arriva Kaiser!
2000 capi rimasti, pronto a gaggiare. Alla fine lo smite va a segno, prende tempo Wunder per quanto possibile. Humanoid scatta in avanti, va direttamente per Mikix. Il flash non lo può salvare. Richiamo base per Reckless all'interno. L'hanno ignorato! Non avevano visione su di lui. Oh, è vero, perché non c'era un lume. Sì, oh. Si sono mossi sul fiume semplicemente e decidono di lasciar tornare in base Reckless. I G2 sacrificando però il loro supporto e il loro top laner. Da un lato va bene così, ok, belli danni, Caps rischia tanto però. Non ha neanche il flash disponibile, quindi arriverà l'addormentamento, la Zonia è risposta da parte di Lilia. Ok, una contro Zonia, ma guarda qua, un ingaggio e uno shutdown trovato da parte di Mad Lions. 5 secondi al Drago Infernale e non ci sono i membri necessari per combattere. C'è Jankos e c'è Reckless, questa è anima infernale per i Mad Lions. Vanno sull'obiettivo senza che possa essere contestato. Jankos è troppo fragile per provare anche solo ad inserirsi. È vero che mantiene la parità in livelli con Elioia, quindi comunque la minaccia della punizione c'è sempre, ma non puoi minacciare con la punizione se non sei in zona per farlo. Mad Lions, una gold lead non così elevata se consideriamo il tabellone. Siamo 13 a 5, siamo con 5 torri a 3. I G2 ovviamente con il barone Nashor sono riusciti a compensare molto del deficit monetario, ma adesso che i Mad Lions hanno l'anima infernale, per i G2 la situazione si complica parecchio. Beh, siamo abituati a vedere i G2 andare o 3-0 o 0-3. Mi sa che questa Super Week potrebbe essere 1-0-3. Beh, per loro non sarebbe piacevole doversi trovare nella situazione di cedere il primo posto proprio durante la Super Week. E i Rogue domani hanno una partita da vincere contro i Fnatic che per loro significa tanto. I G2 stanno giocando in maniera così bizzarra attorno a quel Sion. Lo lasciano sempre isolato a morire senza portare nulla alla squadra. 0-7-0, Wunder. Sembra una delle sue scrim. E vogliono contestare su questo quadrante inferiore? In funzione di cosa? Non c'è neanche più nulla. Cercano di baitare attorno ai lumi. Caps sulla corsia centrale adesso che va a pushare un minimo per quanto possibile. E ci riescono anche senza troppi problemi. Il problema è un altro, è che vorresti premere con questa mano il barone e non puoi farlo. Sei un team con la mano del barone e non puoi pushare. Beh, sulla corsia centrale almeno riescono a trovare la struttura. In side lane abbiamo la top side che viene gestita bene da parte di Karzi, che inoltre è felice in accumulare in questo modo esperienza e oro lì in solitaria senza che nessuno lo vada a disturbare. Infatti Karzi è tornato in base e non ha ancora completato l'archibugio, però non importa, non importa perché ci arriverà ben prima di quanto i G2 possono arrivare all'oggetto chiave che porterebbe Reckless a infierire meglio a livello di danno. Vogliono quel frammento d'infinito. Non penso basti nemmeno. Avresti bisogno di qualcosa in più. Io sono ancora sconvolto dal fatto che Xayah sciolga Sion come fosse fatto di burro, nonostante un Randuin, i Ninja Tabi, la Bramble Vest, l'oggetto mitico, la Frostfire Gauntlet. Il problema è che quella Xayah ha tanto supporto attorno a sé. Comunque dobbiamo considerare che Xayah è riuscita ad accumulare così tanto nelle fasi iniziali che è in pieno snowball per ora. Rischia grosso qua, bello il charm. Kaiser rischia a sua volta un ultimo d'attacco. Karzi che flash in avanti, va per lo scatto felino. E alla fine Humanoid a chiudere l'uccisione. Tumulto di piume che regala qualche istante di vita. E non solo quello, ai Mad Lions. Li stanno massacrando, l'assedio in corsia centrale con Humanoid che ha raccolto di stella dello sceriffo l'uccisione. Per poi vedere Karzi comunque con una buona manovra meccanica, utilizzando il tumulto di piume durante l'animazione della velocità del vuoto, baitando Jankos quindi verso la sua fine, senza neanche subire danno in ritorno. Adesso i Mad Lions in vantaggio numerico vanno verso l'assedio. Miki non può fare nulla, nulla, per andare a contestare gli avversari. Non ha wave clear, non hanno danni, non hanno speranze i G2. Vedono la loro base fatta a pezzi e Armut è il cancello dei Mad Lions. Non lo si può attraversare. Inibitore conquistato da parte di Humanoid e adesso vorrebbero anche provare a rispondere i G2. Li vedi che si affacciano e dicono possiamo provare a fare qualcosa? No. No, la risposta è sempre quella. Vanno comunque a contestare anche la giungla avversaria, i Mad Lions in questo mi stanno piacendo ancora di più. Non perdono tempo, non lasciano spazi ai G2 per rimontare. E nonostante Reckless stia continuamente outfarmando Karzi, nonostante Reckless al 33esimo minuto abbia 360 minion e la partita attorno a lui sia andata totalmente in fiamme, è una Kai'Sa. Non è il campione che ti iperscala fino a giocare 1v9 la partita. Fa così strano sentire questa frase nei confronti di Kai'Sa. Kai'Sa era quel campione una volta. Beh, c'era molto più danno derivante semplicemente dalle statistiche, d'altronde è con quelle che Kai'Sa riesce a interagire così bene. Inoltre per Kai'Sa un tempo era facile anche ibridizzare la sua build, cosa che adesso, nella dipendenza totale dalla possibilità di critico per i tiratori, non è più così probabile.
Mad Lions che ora cominciano a impostare attorno al barone Nashor. Manca un minuto. Di conseguenza devi prendere la visione, negarla ai tuoi avversari. Mamma che danni, Humanoid. Mikix che perde più di un terzo della barra di HP così. Oh, che disastro per i G2. I problemi di Veigar support è un po' lo stesso concetto di una Morgana support. Tu hai un campione in grado di mettere dei controlli interessanti ad area sul campo. Una peculiarità che per Veigar è quel spirito cosmico come prima acquisizione. D'altronde, potendo accumulare potere magico passivamente, Veigar riesce a proccare la passiva dello spirito cosmico anche come primo oggetto. Ma sei così indietro all'interno della partita. E qui vogliono ingaggiare sul fianco. Dovrebbe essere anche abbastanza facile. Caps prende tempo con la Zonia. È molto morto, Caps. Sì, non puoi far nulla. Se flashi, muori. Prendi almeno qualche istante. Che ti puoi permettere di fare? Niente, letteralmente niente. Infatti Mad Lions se ne rendono conto e continuano a premere nella metà campo avversaria. Armut in corsia superiore. Stavolta non serve neanche il cancello per proteggere i Mad Lions. Sta split pushando, sta settando l'ondata verso la struttura interna, che andrà che tra l'altro a crollare a breve. Kaiser l'avanti e indietro, il bait sui cooldown. I Mad Lions fuori di testa. E lo 070 Sion può pushare quanto vuole, ma purtroppo contro i Super Minion ha ben poco da pushare. Già, e adesso qua il tentativo di assedio sulla torre del limitore. Va a segno Mad Lions che prendono altre risorse. E poi in uscita possono fare quello che vogliono. Tentativo Armut di combo da parte di Armut. Purtroppo il flash di Mikix lo porta in salvo. Mad Lions, come dicevo, puoi andare per il barone, puoi andare per il drago maggiore. Immagino barone. Puoi fare entrambi in realtà, puoi tranquillamente andare a prendere il barone e poi resettare in funzione del drago maggiore. Anche perché dall'altro lato, se guardi l'inventario dei G2, non hanno neanche la possibilità di aggredire il drago per scambiare. Si muovono almeno verso il quadrante inferiore, o così sembrerebbe dalla minimappa. Vuoi almeno il vantaggio di visione. Quando i Mad Lions arriveranno su quell'obiettivo, vuoi essere il primo sul posto. Ma non è detto che i Mad Lions abbiano neanche bisogno di quell'obiettivo per portarsi a casa la vittoria. 1000 HP, devono fare 10.000 HP, devono fare in fretta. Bello lo stordimento a parte di Mikix, prova ad assare per quanto possibile. Bello lo stordimento a parte di Caps, possono farcela in tempo. 3000 HP, 2000 HP, devono fare in fretta. Ci provano, Elioia lo ruba! Elioia ruba il drago maggiore! E adesso possono girarsi sul resto della squadra! G2, disastro totale per voi, ma per i Mad Lions invece è un successo incredibile! Trovando il Baron, trovando il drago maggiore, il barile esplosivo per separare il team. Cosa possono fare? Yanko sta provando a cercare di isolare Karzi. Guarda qua il tumulto di piume, la fiammata del drago maggiore. Nel frattempo Lucian sulla corsia centrale sta accompagnando l'ondata di minion potenziata dalla mano del barone. È finita, signore e signori, i Mad Lions abbattono i G2 e il match of the week si conclude così. E Humanoid con il suo Lucian a suonare la carica all'interno della base nemica, inseguimenti senza sosta all'interno della metà campo avversaria. Reckless prova a sfuggire, ma non si riesce neanche a sfuggire a quella Lilia. Uno scambio di uccisioni mentre il Nexus va a detonare Mad Lions! Wow. Che belli questi Mad Lions! Guarda Elioia! Sembra sfinito, tipo, ragazzi, va bene tutto, però non posso fare sempre così, eh? Che faticaccia! No, neanche tanto, non è sembrata una partita faticosa per loro. È vero che hanno mantenuto l'attenzione sempre alta? Si tagliate i capelli, Armut! Non sta male! Detto questo, sto dicendo, è vero che va mantenuta sempre l'attenzione alta, perché i G2 abbiamo avuto prima la definizione molto tecnica da parte di Cecolad, è così cringe giocare contro di loro. Ogni volta cercano di fare qualcosa, ti affacci a un cespuglio e hai paura che siano tutti lì, però in questa partita non c'è stato davvero niente da fare. Una volta accumulate le prime risorse, la draft dei G2 si è accasciata su se stessa e queste risorse sono state accumulate di nuovo per un pick fuori meta che i G2 cercano di utilizzare, ma che utilizzano male. E capisco l'idea di dire siamo già qualificati, quindi andiamo di limit testing, però adesso i G2 potrebbero aver lasciato la possibilità ai Rogue di rimontare nella giornata di domani per quella che è una vittoria anche scomoda poi di andare a prendere, perché rimescola tutto il campionato. E i Mad Lions inoltre con questa vittoria staccano finalmente i Fnatic dal punteggio univoco. Indipendentemente da quello avevano il vantaggio in scontro diretti, ma il punto di vantaggio significa che domani o non domani sei in vantaggio su di loro. A prescindere da quello che succede, sei comunque lì, comodo, in terza posizione. E i Fnatic di certo le sconfitte non hanno aiutato nelle giornate precedenti. Questa è stata una settimana di rimonta splendida per i Mad Lions. Un stile di gioco anche interessante, perché vanno molto a rinnovarsi in questo. Ed Elioia tiene fede a quello che aveva detto. Il mio obiettivo è di essere ricordato per le mie azioni. E quella era una signora Lilia. Era veramente perfetta come Lilia. Non aveva mai un errore, mai una posizione sbagliata, mai un timing sulle supreme incorrette. L'unica è stata quella su Sion, ma penso che fosse così in vantaggio che diceva beh, tanto se la uso anche sullo zombie di Sion, che importa? Quella mi ha lasciato perplesso, eh? Però alla fine
Saia contro Kaisa. Nonostante Reckless stesse continuando ad accumulare oro, strutture, campi in giungla, farm, dove vuoi, guarda quei danni. Saia è tanto pericolosa. L'hai sottolineato, durante i fight le possibilità e le opportunità che ha avuto di posizionarsi, di poter continuare a fare danno nel tempo, erano infinite. Grazie a Kaiser, eh. Kaiser infatti lodevolissimo nell'esecuzione. Kaiser ha giocato bene le toccate fuga, perché non era il classico Rakan che appena vede un avversario fuori posizione preme R e ingaggia. È un Rakan che ha sempre atteso lo shot calling dei suoi compagni di squadra. È un Rakan che voleva aspettare il momento giusto per assicurarsi che le sue toccate fuga non fossero solo una kill, ma fosse un setup verso un obiettivo, fossero kill multiple. E Humanoid si è comportato benissimo. Se devo dire una cosa è che Humanoid nelle ultime settimane sembrava essere un pochettino fuori fase rispetto al resto del team, ma probabilmente perché anche lui stava cercando la sua nuova identità di fianco ad Armut e Lioia. Oggi che ha avuto più un ruolo da carry, più un ruolo da protagonista, abbiamo ritrovato lo Humanoid che eravamo abituati a vedere nelle settimane, negli split precedenti, diciamo. Erano allo stesso livello. Sì, purtroppo c'è lo Smite e Lioia il livello 16 l'ha trovato con il drago, quindi lo Smite era equipollente, ma purtroppo Jankos non ha avuto il grilletto facile e questo ha portato IG2 al tentativo disperato di prendere il drago, ma l'abbiamo detto prima, non avevano il tempo, non avevano il danno di conquistare in fretta un obiettivo. E i Mad Lions arrivano a contestare e a vincere così la partita. Reckless che poi viene inseguito all'interno della giungla degli avversari con Elioi che lo continua a rimandare, non in base, ma semplicemente a rimandare il suo richiamo. E si sono uccisi a vicenda alla fine, proprio mentre il Nexus stava esplodendo abbiamo visto l'ultima Q di Lilia uccidere Kai'Sa durante l'animazione della pioggia di Ikathia che ha ucciso Lilia, che al mercato mio padre comprò. Così come questo Veigar, che però sarebbe il caso di andare al mercato a restituire, perché magari non sono strategie che al momento funzionano. No, attualmente per quanto l'idea ci potesse stare sulla carta, abbiamo visto l'esecuzione. In partita forse qualche ingaggio ha avuto successo, ma non puoi sperare sui forse, sui se e sui ma, devi andare su qualcosa di solido. Per questo ci aspettavamo una draft più canonica oggi. Non è stata giocata una draft canonica, sei stato punito di conseguenza. E questo chiude la seconda giornata della Super Week, ma non chiude la settimana di LEC, e questo è il bello della Super Week, signori. Vi ricordiamo che domani alle 17 c'è un'altra giornata di spettacolo. Una giornata che si va a chiudere con delle vittorie anche particolari e interessanti. Astralis con la loro settimana di splendore. Gli Excel con la loro settimana di splendore. Excel che battono G2 e Rogue uno dopo l'altro. Allora, gli Astralis che splendono, lo Schalke che splende, gli Excel che splendono, i Misfits pure. È una situazione così contorta. Uno avrebbe guardato questa settimana e avrebbe detto yeah, facili prediction. Sì, certo, sì, facilissime. E guarda la classifica come si è rimescolata, con tutte le posizioni adesso dalla quinta alla settima a pari merito tra di loro, con i Fnatic che adesso rischiano di essere scavalcati sia da SK che da Misfits che da Schalke. E ricordiamo che se domani questi team dovessero vincere e se i Rogue dovessero battere i Fnatic, si rischia di arrivare ai Fnatic fuori dai playoff, il che è davvero assurdo perché i Fnatic in tutta la loro storia competitiva sono qui dalla prima stagione di League of Legends, non hanno mai mancato un playoff. Mai. Sarebbe assurdo pensare che all'uscita i Reckless non sarebbero in grado di entrare nei playoff. Sarebbe così fuori di testa. Sarebbe pesante, senza ombra di dubbio, ma la questione qual è? Io voglio dei Fnatic che vanno a migliorare nei playoff. Sì. Devono arrivarci per migliorare nei playoff, quindi speriamo che la competizione si vada ad infiammare nella giornata di domani e vedremo domani alle 17 qui su PG Esports come si andrà a definire nella totalità la classifica europea. Lo scopriremo domani, però per adesso, signore e signori, una buona notte e ancora una volta noi ci vediamo domani alle 17 per l'ultima giornata.